No, io credo che in realtà sia la nostra forza. Diceva Therese poc'anzi, avete governato fino a poco tempo fa con la Lega. Un anno fa. Esattamente come oggi governiamo con una coalizione di quattro partiti ed esattamente come saranno tutti i prossimi governi, che ci sia il Movimento 5 Stelle o meno, cambia poco dal punto di vista di quello che succederà, ovvero coalizioni di governo che dovranno trovare l'accordo su ogni punto, come è normale che sia. Con la Lega tante cose non le condividevamo, abbiamo fatto tante cose buone dal mio punto di vista insieme. Poi Salvini ha deciso di scappare, ma è storia ormai, sinceramente, che non mi appassiona nemmeno. Oggi con PD, Italia Viva e LeU tante cose non le condividiamo, ma io amo e mi appassiono parlare delle cose che Sì. invece facciamo e che abbiamo fatto, che sono quelle che funzionano, perché, ripeto, in questi 3 mesi di Covid abbiamo fatto misure per 85 miliardi, che sono l'equivalente di due manovre economiche intere, con risultati, dal mio punto di vista, contestabile, come Ci vi dica pare, tre cose di cui ottimi. va orgoglioso, perché lei ha detto in questi mesi di Covid abbiamo fatto cose straordinarie. Tre. Parto per cuore da quella di cui mi sono occupato, il patto per l'export, ovvero un mega piano di aiuto alle imprese esportatrici da 1,4 miliardi che elimina per chi chiede un credito per andare all'estero a internazionalizzare, non a trasferire la produzione chiaramente, quindi a esportare, a Sì. Una vendere, toglie le garanzie, dà fondo perduto fino al 50% del fondo prima richiesto, cosa. fondamentale. Gli 80 miliardi da cui sono nati tutti i soldi a fondo perduto, oltre 200 mila richieste fino a 40 mila euro, questo erogati dal MISE, cioè norma fatta dal MISE è già in erogazione. E Certo. l'altra cosa, criticabile o meno, l'INPS in questo ultimo mese e mezzo ha gestito 12 milioni di pratiche, cioè quello che si gestisce mediamente in 5 5 anni. anni. Quello grazie agli 80 miliardi che abbiamo messo ovviamente per poter aiutare i lavoratori in Molto difficoltà. Poi chiaro. Federica, queste tante cose non ci cose vanno no, d'accordo.